questo lavoretto l'occorrente che ci occorre è due bicchieri in plastica con uno pochissima acqua e l'altro con un bicchiere intero, diciamo, per pulire il pennello. Quest'altro invece è perché andrò a mischiare la colla vinilica. Quindi colla vinilica, colori acrilici, pennelli, un vaso di questi qua in plastica, erba finta, questa che si usa in questo periodo di Pasqua, vari ovetti, io ho questi qua in polistirolo che poi andrò a colorare, questi qua in plastica già colorati, tre spiedini di legno, una palla di polistirolo, una spugna per fiori, fazzoletti da decoupage in tema pasquale, un piatto in plastica, pistola a caldo. Come prima cosa, con l'acrilico bianco vado a pitturare tutto il vasetto. Ho fatto tutto il fuori, il sotto non l'ho fatto perché non mi importa, e anche l'inizio dell'interno. Non è pitturato bene perché comunque non mi importa perché verrà coperto. Nel frattempo che aspetto che il mio vaso asciuga, inizio a colorarmi le mie uova. Serve anche un po' di Scottex, che ho dimenticato di dirvi prima, per pulire il pennello una volta inzuppato nell'acqua. Ho fatto due passate sul vaso e ho colorato. Io non so come misurare la palla per darvi più o meno un'idea della grandezza, quindi la misuro nella sua circonferenza. Tutte le palle di polistirolo hanno questa linea al centro, quindi ve la misuro da qui, giusto per darvi un'idea di quanto è grande la mia palla e di quante uova poi serviranno. La mia palla di circonferenza misura 31,5 cm. Le mie uova, sempre alle uova c'è la riga qui, la misuro dalla riga, sono 13,5. Quindi queste sono le mie misure, voi regolatevi in base alla palla che avete. Il vaso misura 11,5 per 9. Ho colorato anche gli spiedini. Adesso prendo un tovagliolo, lo apro e gli levo il secondo strato di tovagliolo, che è tutto bianco. Tengo solamente questo qua che è colorato. Ora prendo le misure, faccio capitare il coniglietto al centro. Poi, dove rimarrà lo spazio, aggiungerò il bordo del tovagliolo, un pochino di acqua e vado a mettere la colla vinilica dentro. Inizio a mettere la colla sul vaso, poi appoggio il tovagliolo sopra, poi rimetto la colla cercando di non lasciare bolle e di non lasciare molte pieghe sul tovagliolo. Il tovagliolo che sborda lo incollo nella parte interna. Faccio la stessa cosa per l'altro coniglietto, quindi che incollerò qui dietro. E lo lascio asciugare. Ecco qua tutte le mie uova pitturate e anche il vaso asciugato. Allora, adesso incollo tra di loro gli spiedini. Metto dentro una spugna per fiori. Io prendo la mia palla, l'erba, e con la colla a caldo gli incollo l'erba sopra. Taglio un pochino anche l'eccesso.
riprendo il vaso con la spugna e gli infilzo dentro gli stecchini. Con la colla a caldo incollo anche l'erba. Infilzo anche la mia palla dentro agli spiedini, lascio una quindicina di centimetri tra il vaso e la palla. Visto che la spugna è leggermente più piccola del vaso, allora la spugna mi dondola. La vado a fermare con un po' di cartone intorno. Un cartone qualsiasi, ritaglio un po' di strisce. Per farlo più spesso gli metto la colla a caldo e poi lo chiudo. In questo modo diventa leggermente più spesso. Lo appoggio al vaso, gli metto dentro la spugna e metto gli altri cartoncini. Poi con l'erba, se spunta qualche cartoncino con l'erba lo nascondo. Adesso prendo tutte le mie uova e le vado ad incollare intorno alla mia palla. Ecco qui il mio albero di uova finito. Ho aggiunto anche queste uova. E il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!